Hallo, hier ist Luisa, eure Italienischlehrerin. Möchtet ihr mich und diesen Podcast unterstützen? Dann spendiert bitte den Gegenwert eines guten alten Café al Banco für 1 Euro oder auch mehr. Ruft bitte www.il-tedesco.it auf und klickt auf Café spendieren. Vielen Dank und viel Spaß bei dieser Folge von Tulip, Luisa's Learn Italian Podcast. Hi, this is Luisa, your Italian teacher. You can support me and this podcast by offering a buck or more for a coffee at the price of a caffè al banco for 1 euro at the original Italian coffee bars. Just go to www.il-tedesco.it and click the coffee button. Thanks a lot and have fun with this episode of Tulip Luisa's Learn Italian podcast. Bye bye! Buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al nuovo podcast. Oggi vorrei presentarvi un'altra mia amica. Durante le vacanze di Pentecoste sono stata in Italia a trovare mia mamma. E mia mamma abita in una piccola città nella cintura di Torino. Cintura significa tutti quei paesi e quelle città che sono molto vicine al centro della città, grande. La città dove abita mia mamma si trova a circa 15 chilometri dal centro di Torino. E in questa piccola città ci sono molti negozi e io conosco i negozianti perché sono in questa città da tanti anni, torno tutti gli anni più volte durante un anno e tanti di questi negozianti sono diventati amici. E oggi voglio presentarvi la mia amica Patrizia, che lavora come parrucchiera. E tutte le volte che torno a casa, torno a trovare mia mamma, vado a farmi pettinare da lei. E quindi oggi, questa volta, l'ho intervistata. Quando sono andata questa volta a farmi pettinare, l'ho intervistata per voi. Si chiama Patrizia e in questa intervista vi spiegherà il suo lavoro. Nella nostra chiacchierata Patrizia vi dirà, per esempio, da quanto tempo lavora, che orari di lavoro ha, quale giorno libero ha, cioè quando non lavora, e poi vi spiegherà quali servizi offre, come per esempio il taglio e la piega. Cosa significa taglio e piega? Significa che Patrizia taglia i capelli, li asciuga con il phon e poi fa una bella pettinatura, mette i capelli in piega, cioè li pettina in modo bello, moderno, elegante. Ecco, poi vi racconterà anche com'è stato il periodo della pandemia con il Covid. Bene, allora cominciamo con l'intervista. Io vi auguro buon ascolto e ci sentiamo dopo. Buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti al nuovo podcast. In questo periodo mi trovo in Italia e ho pensato di portarvi un po' d'Italia in casa facendovi sentire alcune voci di italiani che abitano qui a Torino. Oggi sono andata a trovare una mia amica che lavora come parrucchiera o pettinatrice e ho preso l'occasione per farmi sistemare i capelli. E vorrei presentarvela e farle alcune domande, quindi oggi parliamo di capelli. Ciao Patrizia, come stai? Ciao, sto bene, grazie. Senti, mi puoi fare una bella piega? Magari puoi anche tagliarmi un po' la frangia. Sicuramente. Senti, mentre aspetto vorrei farti alcune domande per far conoscere il tuo lavoro ai miei ascoltatori. Ti va? Certo, volentieri. Ascolta, da quanti anni lavori come parrucchiera? 43 anni. E hai sempre lavorato qui, in questo negozio? Sì.
Quindi hai aperto il negozio 43 anni fa. Sì. E mi puoi anche dire che orari di lavoro fai o se sono cambiati gli orari di lavoro nel tempo? Allora, i miei orari sono un po' particolari perché io apro molto presto al mattino e chiudo presto al pomeriggio. Quindi sono un po' strani, no? Perché io apro alle 6:30 al mattino e chiudo alle 13. Tutti i giorni? Non tutti i giorni, 2 giorni alla settimana. E invece gli altri 3 giorni il pomeridiano è fino alle 16. E ci sono anche dei giorni in cui lavori di più, dove hai più clienti, oppure le clienti sono più o meno, il numero di clienti è uguale in tutti i giorni? No, dipende dalle settimane direi, perché non è dai giorni, ci sono delle settimane che si lavora pieno dal martedì al sabato e invece delle settimane che si lavora meno al mercoledì e al giovedì, ma lavoro di più il martedì e fine settimana. Soprattutto magari prima di qualche festa, festività, prima no, di Natale? Non è legato a quello, non si riesce bene a capire, ma il lavoro è così, ma è sempre stato così da sempre. E quanti dipendenti hai? Una. Ne avevo 2 tempo fa, poi con la pandemia, con tutto quello che è successo, sono solo più una. E la tua dipendente che vedo qui è anche un'amica, Donatella, da quanto tempo lavora per te? È una collaboratrice da 24 anni. Sei una parrucchiera solo per donne o vengono anche gli uomini a farsi pettinare o tagliarsi i capelli? Sono solo per le donne, però ci sono dei mariti o dei fidanzati che vengono e quindi le tratto per il taglio, per quello che hanno bisogno. E che tipo di clienti hai? Clienti affezionate che vengono sempre oppure sempre gente nuova? Sì, la cliente più che altro è quella affezionata. Poi c'è il passaggio, c'è magari il periodo estivo che vengono in vacanza a Torino e passano magari a fare una piega. E le clienti quando vogliono venire a farsi pettinare o tagliare i capelli vengono così spontaneamente oppure devono prendere un appuntamento? Assolutamente su appuntamento, non possono passare e fermarsi, assolutamente no. Anche per l'appuntamento devono telefonare. Ecco, la mia prossima domanda era come gestisci gli appuntamenti? Devono telefonare oppure possono anche passare di persona a prendere l'appuntamento? No, devono telefonare per forza. E hai anche un sito internet? Sì, Facebook. Su Facebook? Su Facebook, sì. E come ti possono trovare gli ascoltatori? Acconciature Patrizia. E adesso parliamo un po' di mance. Come vedi le mance? Ci sono delle clienti che ti lasciano la mancia oppure? Sì, direi che quasi tutte lasciano la mancia alla ragazza, quasi tutte. E adesso parliamo proprio di capelli. Che tipo di prestazioni offri? In Germania, per esempio, quando si va dal parrucchiere si prenota il taglio dei capelli, c'è sempre. E qui invece in Italia, soprattutto le donne, vanno dal parrucchiere anche solo per farsi la piega, no? Lavaggio dei capelli e l'asciugatura con il phon. Cos'altro si può fare nel tuo negozio? Quali altre prestazioni offri? Allora, noi facciamo permanenti, facciamo stirature, colpi di sole, chatouche, facciamo tutti i tipi di trattamenti. Quindi la permanente la conosco, è quella per fare i ricci, sì. La lisciatura è quello contrario, i capelli ricci diventano lisci, e l'altro trattamento che dice? E l'altro sono dei colpi di sole con la stagnola, col pettine. Dipende come la vuole la cliente. Poi c'è lo chatouche che rimane la radice del suo colore e solo la lunghezza e punte di un altro colore. E viene fatto con le mani. Con le mani. Sì. Mi diceva Donatella l'altro giorno che ci sono anche i colpi di luna. Che sì. Cos'è esattamente? I colpi di luna sono sul capello bianco, totalmente bianco, delle sfumature scure. Perché la luna viene di notte e quindi sono scure. Ma si tratta di
perché di solito il capello bianco ingiallisce per evitare che diventi giallo, oppure no. È proprio una sfumatura? È come se fossero dei colpi di sole, invece di farli biondi si fanno scuri. Ho capito, okay, interessante. E senti, la tua attività ha risentito, cioè ha avuto problemi in questo periodo di lockdown dovuto alla pandemia del Covid? Ma ti dirò che l'anno scorso all'inizio è stata un po' dura perché avevano un po' paura, non sapevano come comportarsi, cosa trovavano in negozio, capito? Poi invece quando uno ha visto che c'era sempre disinfettare, sempre, insomma, erano tranquille, ma questo dopo, ma subito avevano paura, sì, perché non si sapeva com'era. Avevamo paura anche noi, perché non sapevamo come affrontare la situazione. E infatti, quali sono le misure di sicurezza che dovete adottare in questo periodo? E quando arrivano devono togliersi la roba. Allora, l'anno scorso dovevano imbustare tutto, la giacca, cappotti, la borsa e quant'altro. Poi disinfettarsi le mani e poi ogni volta che la cliente sposta di poltrona, dal lavello all'attesa, tutto quello che dobbiamo comunque disinfettare. E quando parli di imbustare, quello che facevate l'anno scorso, sì, voleva dire che avevate delle buste di plastica dove mettere dentro le cose, sì, gli oggetti, sì, delle clienti. Sì, mm-hmm. E poi si buttava via tutto. Tu sei molto brava e io sono sempre molto contenta quando vengo qui a farmi pettinare da te, perché il risultato è sempre ottimo. Tu sei una professionista con molta esperienza, ma vorrei sapere se continui a fare corsi di aggiornamento, se sempre impari. Devo sempre imparare, non ho ancora finito. Ah, e c'è dove sempre da imparare. E faccio dove dei corsi, dipende, o in Piemonte, o vado a Roma, o sono andata in Spagna, cioè dipende dove. Quindi anche all'estero, sì, viaggi? Sì, sì, sì. Mm-hmm. Sì, sì. E cosa consiglia una persona giovane che vuole aprire un negozio di parrucchiera? Quali sono i tuoi consigli? Allora, ai ragazzi che iniziano questo lavoro le dico che devono avere tanta, tanta esperienza in tutti i campi, cioè dal taglio, dalla piega, ma una cosa è basta, perché non ti puoi improvvisare, capisci? Quindi devono avere anche la amministrazione, tutto quello che riguarda le cose burocratiche, cioè di tutto, perché la gamba è vasta. Quindi studiare e lavorare. E non dire mai sono arrivato, perché non è così, perché ce ne vuole tantissimo. Senti, un'ultima domanda, qual è il taglio o la pettinatura moderna che va più di moda adesso? Allora, il taglio che non andrà mai, mai alla fine, sarà sempre di moda, è sempre il caschetto, sempre il carré, scalato, lungo, corto, quello lì ci sarà sempre. Perché sta bene a tutte. Sempre, a tutte, sì. Sia cortissimo che lungo, quello. Va bene, allora Patrizia, a noi, mi fai un bel caschetto? Sicuramente. Grazie mille. Grazie a te. Cari amici, questa era la chiacchierata con Patrizia. Spero vi sia piaciuta e che sia stata interessante per voi, così quando siete in Italia potete andare dalla parrucchiera o dal parrucchiere e farvi belli. La prossima settimana vi farò sentire una nuova intervista con un'altra commerciante di questa città, così avete la possibilità, oltre di avere qualche informazione sull'Italia, sul commercio, ma anche di sentire la lingua italiana da altre persone, con altre voci. Io per ora vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao!